un'amicizia d'oro e d'argento. All'inizio della stagione estiva, durante un'immersione nel bel mare dell'Argentario, abbiamo fatto un incontro inconsueto. Una meravigliosa orata che, pur tenendosi a debita distanza, consapevole del pericolo generalmente costituito dall'uomo, ci ha seguito per l'intera immersione, permettendoci un'osservazione particolarmente ravvicinata. Ci teneva d'occhio con prudenza, brucando tranquillamente sul fondo in cerca di cibo. Dopo tanti anni di immersioni, per la prima volta abbiamo avuto la sensazione che questo pesce avesse ben valutato le nostre intenzioni, intenzioni pacifiche, rendendosi disponibile ad un'interazione che ci piacerebbe chiamare amicizia. Nelle giornate successive siamo tornati sullo stesso sito nella speranza di incontrarla di nuovo. Abbiamo fatto belle immersioni nella limpida acqua dell'estate mediterranea, che ci hanno donato splendidi incontri con le forme di vita tipiche del Mare Nostrum, ma nessuna traccia della nostra amica. Abbiamo deciso comunque di insistere, pensando che prima o poi potesse tornare ad avvicinarsi. Ed ecco che finalmente, un bel giorno, con nostra grande sorpresa, la nostra amica ci è venuta incontro assieme ad altre orate di taglia leggermente più piccola. Si sono subito avvicinate, confidando nell'esperienza dell'esemplare più grande, come se la compagna avesse comunicato loro l'assenza di pericolo. Da quel momento abbiamo effettuato diverse immersioni nello stesso luogo, con l'intento di scoprire e filmare i comportamenti di questi animali straordinariamente disponibili ad interagire con noi. A questo scopo, anche se sappiamo perfettamente che si tratta di un'azione ritenuta da alcuni non proprio ortodossa, abbiamo iniziato a offrire alle orate alcune piccole cozze raccolte sulla scogliera vicino alla superficie.
Naturalmente il gradimento è stato da subito molto evidente. Per noi, oltre all'opportunità di raccogliere immagini ravvicinate, si è trattato di un'esperienza assolutamente unica, che ci ha dato l'occasione di comprendere molti meccanismi tipici del comportamento di questi meravigliosi animali. Siamo stati testimoni di qualche scaramuccia per stabilire la precedenza per accedere al cibo. Cosa che capita di frequente nel mondo animale. Abbiamo potuto osservare da vicino la commensalità fra le orate e i saraghi, che si disputavano i resti delle piccole cozze, sperando di raccogliere un po' di cibo. A questo punto abbiamo pensato di andare oltre, di tentare ciò che mai avremmo ritenuto possibile: offrire del cibo ai pesci direttamente dalle nostre mani. Nelle fasi di questa esperienza per noi del tutto nuova, abbiamo avuto la percezione che le orate rimanessero sorprese, meravigliate per un rapporto con l'uomo del tutto diverso dal solito. Dopo la diffidenza, qualche esitazione e poi la prima orata si è decisa e finalmente il contatto. Una bellissima sensazione che non avremmo mai immaginato di vivere in un Mediterraneo ormai molto impoverito, dove i pesci sono cacciati senza sosta e con ogni mezzo. Rotti gli indugi, le orate si avvicinano una dopo l'altra e prendono il cibo dalle nostre mani, rafforzando ad ogni minuto il rapporto di fiducia nei nostri confronti. Abbiamo notato che le orate, per poter frantumare con facilità le cozze che gli offrivamo, le ruotavano in bocca fino a portare l'apertura delle valve in posizione perpendicolare rispetto alle mascelle. Riflettendo sull'esperienza che stiamo vivendo, pensiamo che il comportamento di questi animali, generalmente ritenuti soltanto prede, animali, in un certo senso, inferiori, sia in realtà non molto dissimile da quello di molti animali domestici che siamo abituati ad amare e ad accudire. Ogni volta che torniamo ad immergerci nel nostro piccolo paradiso marino, siamo subito circondati dalle nostre amiche d'oro e d'argento.
Siamo ormai giunti all'inizio dell'autunno e viviamo gli ultimi incontri ravvicinati che un'acqua ancora straordinariamente limpida è in grado di regalarci. Siamo piuttosto generosi nell'offrire ghiotti bocconi per fissare nella pellicola e nella mente queste immagini che a noi provocano particolari emozioni, emozioni da rivivere durante le serate invernali. È giunto il momento di salutare questi meravigliosi animali che devono nutrirsi in abbondanza prima di affrontare le acque dell'inverno torbide e fredde e le elaborate fasi della riproduzione, che per le orate, che nascono maschio per divenire femmina nella seconda fase dell'esistenza, si svolgeranno durante i prossimi mesi. Le nostre strade si dividono. Un augurio particolare di lunga vita all'ammiraglia, la prima amica che ci ha donato nell'estate appena trascorsa sulle rive del nostro Mediterraneo. Emozioni che difficilmente dimenticheremo.